Un sequestro di materiali fuori dal comune, vale a dire marmitte catalitiche di auto con annesse, non meglio precisate, polveri di scarto, ma soprattutto con tanto di doppia denuncia che rientra nell'ambito dei cosiddetti delitti ambientali. Questo dopo aver ottenuto la collaborazione dei tecnici specializzati ARPAV di Vicenza, che hanno attentamente analizzato il carico di ferrame sospetto. Protagonisti del singolare fatto di cronaca avvenuto giovedì sera al casello autostradale a 31 Due Ville, due cittadini romeni, autotrasportatori di professione residenti in Germania, e un equipaggio della Polstrada di Vicenza che ha effettuato un controllo di routine nei confronti di un autocarro e due persone che ne occupavano la cabina guida. Erano le 21.10 dello scorso 11 febbraio, quando la pattuglia in uscita a Trentuno Valdastico si imbatteva mentre era in marcia su un mezzo fatiscente che ha attirato l'attenzione degli operatori. Si trattava di un autocarro Volkswagen Crafter di colore bianco immatricolato in Germania, con a bordo il conducente e il passeggero. Dal controllo del veicolo e vano di carico si è registrato un ingente quantitativo di marmitte catalitiche trasportate in condizioni discutibili e coperte di liquido oleoso scuro, oltre a due grossi fusti di metallo e alcuni sacchi in plastica neri, anche polveri, presumibilmente il contenuto dello stesso marmitte trasportate. Visto che dopo gli accertamenti erano emerse delle irregolarità nell'ambito del trasporto internazionale, in un primo momento la Polstrada ha sottoposto a fermo amministrativo il veicolo con la merce trasportata, per poi richiedere la mattina successiva l'ausilio del personale ARPAV di Vicenza al fine di approfondire i riscontri sui quintali di rifiuti trasportati e sui documenti che accompagnavano il carico irregolare. Ed escludere, visti tanti dubbi, che il carico di merce e di scarto nascondesse sostanze stupefacenti occultate. Con buona parte dei due trasportatori, con buona parte dei due trasportatori costretti a trovarsi una sistemazione per la notte e che di sicuro non hanno avuto nemmeno un buon risveglio. Il giorno dopo, con il sequestro di tutto il carico, i poliziotti avevano visto giusto alla resa dei conti, raccogliendo elementi che confermano come siano state violate gravemente norme in materia ambientale. Veicolo e materiale sono stati sequestrati.